È lui, cioè, un difetto grosso. Dai, non sapevo che Alberto avesse... La mia... Guarda qua! Mario Bruno è il nuovo sindaco di Alghero, il suo primo commento a caldo che si sente di ringraziare in questa giornata lunga e faticosa. Ma intanto ringrazio gli algheresi, tutti gli algheresi per questo risultato che è indubbiamente una gioia. Credo che fare il sindaco della propria città sia la cosa più bella. Al nostro tempo è una responsabilità per il lavoro che dovremmo fare insieme, per la difficoltà del momento, ma credo che le cose che abbiamo detto in campagna elettorale siano realizzabili con l'impegno di tutti, cominciando da domani, e dovremo farlo insieme, dobbiamo farlo davvero cominciando dalle cose che sembrano più semplici ma che sono l'essenziale per la vita della città, e quindi penso che lo faremo insieme. Un grazie, grazie davvero a tutti. 10 punti di distacco, se li aspettava? Ma io ho fatto la mia parte, ho fatto una proposta molto chiara e molto netta e ho dato la parola ai cittadini, questo è stato il risultato. Ma io voglio cercare l'unità, la voglio cercare nella città, la voglio cercare con i partiti e dobbiamo fare in modo che davvero, come dire, ci sia anche nei rapporti politici più lealtà, la capacità di misurarci sui problemi, non sui personalismi. E lo faremo da domani, senza polemiche, come senza polemiche abbiamo affrontato questa campagna elettorale. Le prime cose di cui ha bisogno questa città? Ma sono le cose, come ho detto, più semplici, dalla cura del verde, alla pulizia della città, al decoro urbano. E poi ho in mente quel numero, 12.600 disoccupati, dobbiamo ripartire da lì. E le tante persone senza casa, le tante famiglie senza casa. Come ha trascorso questa giornata? Ma è semplice, a casa, girando un po' nei seggi, incontrando le persone, una giornata come tutte le altre. Credo che invece questa conclusione, come dire, sia un punto di partenza e una gioia immensa. Ha ringraziato gli algheresi, ma ci sarà un ringraziamento più particolare che vorrà rivolgere a qualcuno? Ma un ringraziamento alla famiglia, mia moglie, i miei figli e tutti i miei collaboratori. È uno staff bellissimo. 10 anni di esperienza con un'associazione che si chiama Un'Isola, un lavoro partecipato che ha portato risultati. Certamente il Partito Democratico è stato per me, l'ho servito da capogruppo, da vicepresidente del Consiglio regionale, è un'esperienza che fa parte del mio percorso politico. Credo però che i partiti siano uno strumento, non il fine della politica. Per oggi glielo possiamo chiedere se è il sindaco del Partito Democratico. Io sono il sindaco della città di Alghero. Maria Grazia Salaris, una lunga rincorsa, non ce l'ha fatta, insomma la forbice è aumentata rispetto al primo turno, però un ruolo importante, quello all'opposizione, che la vedrà sicuramente protagonista e leader di una coalizione che ha dimostrato ancora una volta di essere molto forte in città. Ma sì, sicuramente insomma, il dato non ci soddisfa per niente, è ovvio che l'astensionismo penalizza da sempre il centrodestra, però noi siamo rispettosi assolutamente del risultato delle urne, quindi è evidente che questa città vuole Mario Bruno sindaco, al quale noi facciamo i nostri migliori auguri per ovviamente un buon lavoro. Lo attende un incarico gravoso perché i problemi che noi abbiamo denunciato in questa città sono ovviamente presenti. E poi diciamo per il resto faremo il nostro ruolo, che è quello di fare un'opposizione costruttiva, assolutamente leale, nel senso che cercheremo assolutamente di affrontare i problemi della città. Che cosa è mancato secondo lei?
Ma sicuramente secondo me negli algheresi c'è un po' di rassegnazione, nel senso che l'astensione è la testimonianza della disaffezione forte che nel frattempo la politica ha portato. Da parte nostra probabilmente un ritardo nella partenza di questa campagna elettorale che ha un po' compromesso tutto lo svolgimento della campagna elettorale, questo diciamo che è nelle cose, perché noi siamo partiti all'ultimo momento e rispetto al primo turno poi è evidente che gli elettori di centrodestra sono un po' più amanti del mare, però anche per quello gli vogliamo bene. E ha già fatto la telefonata del fair play politico a Mario Bruno, e quando, se gliel'ha già fatta, che cosa gli dirà? Non gliel'ho ancora fatta, ho provato a fargliela, però immagino che il suo telefono sia molto caldo in questo momento, e gli farò semplicemente i miei migliori auguri per tutto quello che sarà il lavoro che andrà a svolgere nei prossimi tempi per la nostra città.